creiamo questo campo, intanto attraverso la celebrazione dell'Eucaristia, per dire grazie a colui che ci vuole bene, che ci ama, e per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso Thank you.
dell'odio del genere. Il suo regno è il regno eterno, il suo dominio si estende per tutte le generazioni. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, e infatti, erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa Madonna per il suo sposo. Udì allora una luce potente che usciva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con voi. Egli abiterà con loro e essi saranno sul popolo. E egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Quando
chiamando il Signore, perché alcuni di questi mi hanno già lasciato. Io parlo di 50 anni fa, mi hanno già lasciato, stanno nella gloria di Dio. Mi dissero, ci dissero, che per capire il pensiero di una persona, di un testo, di un libro, bisogna stare attenti ad alcune cose. Per esempio, stare attenti al ripetersi di alcune parole, di alcuni libri, fermarsi di lì e capire cosa vogliono dire, oppure a ripetersi di alcuni concetti. La lezione di oggi è questa, la lezione del Vangelo, della liturgia. Quando questa mattina ho studiato la parola di Dio, mi è parlato subito questa lezione che è qui. E ho trovato la chiave della liturgia di oggi. La chiave è questo. Dal termine nuovo di nomina si parla nel Vangelo, vi do un comandamento nuovo, nuovo di nomina si parla nell'Apocalisse secondo le due. Io non voglio più un cielo nuovo e una terra nuova, e poi continua, no? E chiude, ecco, dice colui che sedeva sul trono, Daniele Corato, Cristo dice, ecco, io faccio il nome tutte le cose. Sto andando all'indietro. E Luca, negli atti degli apostoli, non usa il termine nuovo, ma usa il concetto della novità. Subito la nuova comunità che si è costituita in Gerusalemme si proclama per un annuncio nuovo. Deve portare al mondo intero questa novità, la novità di Cristo risolto. È una novità che non si ferma soltanto al fatto della risurrezione di Cristo, ma si apre anche all'insegnamento nuovo di Cristo. Dicevo, la comunità cristiana si programma, si organizza e a gruppi, come aveva fatto, vanno per terre nuove, pagane, per annunciare la comunità di Cristo. Paolo e Barnaba vanno insieme. Ci dilungheremo di molto se dovessimo dire perché Paolo e Barnaba vanno insieme. Paolo e Barnaba, in altra occasione lo diremo per me, vanno, annunciano, i pagani ascoltano questo nuovo annunzio, si forma la nuova comunità. Paolo e Barnaba lasciano questa comunità e ci vanno a formare un'altra, e così finisce. Avendo terminato questo libro, nel ritornare a Gerusalemme, rivisitano queste comunità e si rendono conto se questa comunità
vivendo il nuovo messaggio, se c'è bisogno di una correzione in altra vita, riconfermano i catechisti che avevano messo in un motivo sarà di questi, riconfermano il catechista che poi diventerà il vescovo di quella comunità, e quando ritorno a Gerusalemme, appena arrivati a Gerusalemme, Gerusalemme è il centro, non Roma, Roma dopo diventare il centro, Gerusalemme è il centro del nuovo messaggio, e qui riuniscono, dice Luca, la Chiesa e riferiscono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. Dice, noi siamo stati a Israele, a Corio, a Antiochia, eccetera, siamo andati lì, abbiamo provato a essere comunitari, abbiamo confermato, eccetera, eccetera. Questa è l'opera che il Dio ha fatto attraverso la nostra azione. Una bella novità. Aver portato il Vangelo a delle comunità pagane e aver avuto l'adesione e si confermarono nella fede. Quando sentiamo il termine confermare, si dice, bene, avete capito bene quello che Gesù vuole da voi, quello che è il messaggio di Gesù. Osservatelo e vivete nella comunione con tutte le altre comunità. Ecco l'annuncio. E lì vorrei dice, mi raccomando però che le difficoltà non mancheranno. Avrete anche le vostre persecuzioni, non tutti accetteranno come avete fatto voi questo messaggio, potrete però rimanere nella fede, perché il Signore risorto è con voi e voi sarete i testimoni di questo nuovo messaggio. Questo è quello che opera Paolo e Barnaba. Giovanni nella seconda lettura. Ricreazione c'è. Non nel senso fisico della parola, ma nel senso spirituale. Giovanni questa visione profetica dice, io ho visto nella visione profetica che l'umanità si rinnova, cielo nuovo e terra nuova, si rinnova in che cosa? Nel messaggio di Gesù. E quindi è una bella visione profetica. Giovanni con quello che ci dice preannuncia ai suoi ascoltatori che la parola di Gesù farà una rivoluzione nel mondo. Gli uomini aderiranno al Signore e quindi anche il Giovanni dice coraggio, io vedo il futuro, la novità, magari le persecuzioni anche perché la base di tutto c'è la visione della persecuzione dei cristiani, però a questi cristiani che gli ubbissero la persecuzione, Giovanni dice, ora non vi scoraggiate perché la stessa persecuzione sarà occasione di novità. E proprio per dire, no? Se noi oggi crediamo nel Signore risorto, nel suo messaggio siamo stati revisti dalla visione di Dio. Noi, ogni volta che vivremo questo messaggio, siamo la novità. Siamo la novità del Vangelo. Nella piccolezza di ogni giorno, c'è. Perché noi siamo chiamati, noi oggi, a compiere chissà quale grandi azioni, basta
l'azione di ogni giorno che ci porta alla morte. Ultimo concetto, in sempre San Giovanni nell'Evangelio. Gesù dice più di voi, mi piacerebbe questo modo di chiamare di Gesù ai suoi apostoli, esprime tanta tenerezza, dice figli miei, figlioli miei, in latino, figlioli, che mi amo, che mi porto nel cuore, figlioli, ancora per poco sono con voi, in previsione della passione. E allora io vi do un comandamento nuovo, la proprietà assoluta, perché il comandamento di Dio c'è, sia quello dell'amore, ma c'era i 10 comandamenti, era un comandamento che Gesù non ha per niente cambiato. Per ora vi do un comandamento nuovo, quei 10 comandamenti che Mosè ci ha dato, viviamoli nell'amore, la novità di Cristo. La novità del suo messaggio, la novità della risurrezione, vi do un comandamento nuovo. Chissà, forse gli apostoli sanno di sapere, quello che vi amiate, vi umiliate, come io ho amato voi, ossia amato anche voi, vi umiliate. Ecco allora il messaggio della liturgia di oggi. Osservare i 10 comandamenti nella novità dell'amore. Un esempio semplice, scusate. E per esempio il comandamento di osservare il giorno di festa, no? Sono le di Dio, mezz'ora secondo come vanno le cose, finché non finiscono di dire la messa, alla fine vado via. Questo è il comandamento vero. Il nuovo comandamento è: io vado a pregare, lodare il Signore, legando il lato del Signore, dove non esiste più il termine vado a vedere la messa, vado ad ascoltare la messa, già, no? E c'è quello di partecipare. Ma io direi, superiamo la messa e diciamo, vado ad esprimere il mio amore al Padre. Sì, perché la partecipazione con il cuore è un segno di amore al Padre. I figli che andassero a visitare, gli sposati che andassero a visitare i genitori per non perdere i soldi dopo la morte, sono miseri, ma i figli che vanno a visitare i genitori per amore sono salvati. I genitori, e quasi tutti i genitori con figli se non sposate quasi, beh, non vi accontate, non vi non vi passa se dite è venuto mio figlio in massa, ho visto come so e se ne è andato, ma volete che la vista di vostri figli sia un atto di amore, una gentilezza, una delicatezza. Questo vuole il Signore, che quando veniamo a trovarlo abbiamo la possibilità di dire: Signore, ti amo. Questa sia la nostra, il nostro incontro domenicano, avere l'opportunità e l'occasione di dire insieme bellezza della comunità.
di dire insieme, Signore, noi ti amiamo. Sarà lui poi come ricambiare. Il Signore ci ricambia, dice un proverbio, e Dio non parla il giorno di sabato, ma sempre il Signore ci parla. Ci riparla col suo amore e questo è tutto. Credo sia un Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Preghiamo. Amen.
sia gradito a Dio il Padre onnipotente. O Dio, che in questo scambio di doni ti fai partecipare alla comunione con te, unico e solo te, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita, per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lo spirito tanto che riunisca in noi.
che Dio Padre è onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, mio onore e gloria, per i secoli dei secoli. Come dice la parola del Salvatore, che rimane al suo divino insegnamento, sia unire.
per noi.